Allora, mi è giunta voce che voi coltivate qui in un terreno qui vicino delle piante, dei vegetali che se non sbaglio si chiamano marijuana. Acciughe. No, non era marijuana. E fidati, sono esperto di marijuana, lo so, la so riconoscere. No, si chiamano acciughe, capperi. No, ma capperi esistono, anche le acciughe. Mi pareva che fosse qualcosa. I broccoli. No, signore, non sono solo in un campo, ma sono in tutto il nostro villaggio. Coltiviamo broccoli ovunque. Nelle strade. Nelle case. Nella playa. Nei balcones. Nei cuones. No, lì no. Sì, va bene, ma cosa sono di preciso questi broccoli? Sarà una giornata molto lunga. No, diglielo te che a me mi scapas da ridere. Non dire mi scapas perché non va bene. Oddio, non si sente bene, deve fare un massaggio cardiaco. No, e sto muy bien io. I broccoli sono dei broccoli da cucinare in brodo. No, scusa, e voi li mangiate? Noi mangiamo solo quelli. Beh, comunque, adesso Don Bello è il nuovo proprietario, quindi delle vostre abitudini non ce ne frega niente. Abitudini... Parole sante, Mr. X. No, allora, per favore, allora... Don Bello vuole distruggere la vostra coltivazione di broccoli per costruirci la sua mega villa privata con piscina, idromassaggio, con un innovativo campo da tennis e anche coi pannelli solari. Distruggere i broccoli, signore? E anche coi pannelli solari. Quindi ve ne dovete andare tutti, però dato che siamo molto buoni vi lasciamo un po' di tempo fino a domani. Domani dovete andarvene via tutti. Sì, hai capito? No, sì, signore. Ve ne andate via, avete capito? E non ci mandate voi, Don Bello, io niente. Scusa, mio fratello Figa Gialla mi ha detto che tu volevi fare una cosa, complottare contro dei peoni. Scusa, mio fratello Figa Gialla mi ha detto che tu volevi fare una cosa, complottare contro dei peoni. Sì, esatto. Sì, bel caso che io abbia una banda. Va bene se questa banda la mettiamo a disposizione? Certo che va bene, ho bisogno di un gruppo. Grazie. Ti ho contattato perché ho bisogno di un gruppo di sgherri. Grazie. Ho bisogno che andiate a dare una lezione a quei peoni. Io ho degli sgherri molto... E li cacciate definitivamente. Grazie. Da quel campo di broccoli che deve essere mio. Ci pensiamo noi. Grazie. Molto bene. Grazie. Molto bene, allora aspetto che tu vada là con tutti i tuoi sgherri. Certo. A dare una lezione a quei peoni. Certo. E non tornate con la cosa. Esta es una hacienda muy delicada. Esta es una hacienda muy delicada. ¿Qué cosa possiamo fare? ¿Qué cosa possiamo fare? Ci porterà via la nostra terra, la terra che è stata dei nostri nonni, dei nostri padri, dei nostri cani, e dei nostri gatti. Oh, questo è un problema. Pensiamo a una soluzione. E quale soluzione si può trovare? Puoi tomare una vana club? Perché dici cavolate? È un momento serio.
Ascolta la tua moglie, che è molto più saggia di te. Es il momento di chiamar il pistolero. Micones! Questo è un film per bambinos. Tu davvero? Tu essere troppo volgaros, ste parolacces. Escuchas. Il pistolero. Il pistolero. Ho sentito che in città avete bisogno di un pistolero. Ma da dove è sbucata? Dal nulla! Da dove vieni, pistolera? E qual è il tuo nome? Il mio nome è Destino e vengo da Forlimpopoli. Maritos, Forlimpopoli è una città di combatteros! Vamos a balair! No, a Forlimpopoli non ci sono tanti pistoleri. Io sono venuta qui per lavoro. È il bisogno di salvare il brodolos. Ma cos'è un brodolo? I broccoli in brodo! Quello è amico tuo? No, veramente no. Compare ogni tanto. Ma prego, ci aiuti, ci vogliono distruggere tutti i campi di brodoli per costruirci una villa. Avete provato a difendervi da soli? In realtà sì, ma non siamo riusciti a molto. Non vi preoccupate, vi preparerò io. E sarai veloce come veloce il vento. Un uomo vero senza timore, potente come un vulcano attivo. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu. Ma io non sono un uomo. Ah, davvero? Cosa intenderesti dire? Niente, era una battuta. Mi ha confesso nella canzone di Mulan. Ma certo, è ovvio, se no... Mr. X, signor Giampaolo? Oh, volevo avvertirla! È arrivata una terribile pistola. Mr. X, signor Giampaolo? Oh, volevo avvertirla! È arrivata una terribile pistolera! Una terrificante donna terribile! Sta allenando i peones! No, aspetta, cos'è questa storia? Allena i peones! Mr. X, non sputate, vi prego, Mr. X! No, ho sputato, smettila, ho appena mangiato. Comunque, questo potrebbe essere un intralcio. Dobbiamo andare a vedere che cosa fanno, Don Bello. Sì, Mr. X. Voi dovete spiare tutte le mosse che fanno e poi venirmele a riferire. Avete capito? Bene, allora io torno a stendermi. Non capisco di preciso in che cosa consista il compito di Mr. X, visto che gran parte della giornata la passa stravaccato su qualche divanetto. Comunque, andrò a indagare. Adesso vediamo quali sono le vostre qualità nella corsa. Avanti, papponi! Ci sono! Tipo quel cespuglio lì. Certo, se no chi vuoi sparare? Per favore, potresti andare via da questa terra? Bisogna imparare ad essere aggressivi. Ordinale di andare via da questa terra. Per favore, potresti andare via da questa terra? Ma più cattiva, se no così non se ne andrà mai.
Per favore, puoi andare via da questa terra? Ma di più, di più! Te ne vai o no? Te ne vai sì o no? Basta chiederlo, non c'è bisogno di essere maleducati. Comunque, io non ti volevo offendere, era solo per l'allenamento, non volevo essere sgradevole. Tanto io non mi sono offesa, non sono una persona che si offende facilmente. Vabbè, comunque se te ne vai mi fai un favore, adesso vedi te. Va bene. Però prima io vorrei mangiare una pizza.